1772 nasce nel Devon il poeta Samuel Taylor Coleridge. 1805 ha luogo la battaglia di Trafalgar, dove Nelson sconfisse le flotte francesi e spagnole al largo di Capo Trafalgar, a sud-ovest della Spagna. 1824 viene brevettato da Joseph Aspdin di Wakefield il cemento Portland, il moderno materiale di costruzione. Il suo nome deriva dalla sua somiglianza con la pietra di Portland nel Dorset. 1854 Florence Nightingale e uno staff di 38 infermiere volontarie da lei addestrate vengono schierate nella guerra di Crimea. 1868 nasce Sir Ernest Dunlop Swinton, l'inventore inglese del carro armato militare. 1940 nasce Geoff Boycott, battitore dello Yorkshire e dell'Inghilterra. 1950, guerra di Corea, nella battaglia di Yeonju, conosciuta anche come la battaglia del frutteto di mele, iniziano pesanti combattimenti tra le forze della 27esima brigata del Commonwealth britannico e il 239esimo reggimento nordcoreano. 1956, il leader ribelle keniota Dedan Kimathi viene catturato dall'esercito britannico, segnando la sconfitta definitiva della rivolta dei Mau Mau e ponendo sostanzialmente fine alla campagna militare britannica in Kenya. 1958, le prime Peers donne vengono introdotte nella Camera dei Lord. 1960, la Gran Bretagna vara il suo primo sottomarino nucleare, il Dreadnought. 1966, 144 persone, 116 delle quali bambini, rimangono uccisi nel piccolo villaggio minerario gallese di Aberfan, seppellite da una tonnellata di fango causato dalla pioggia. 1975, il numero dei disoccupati britannici raggiunge il milione per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale. 1982, Gerry Adams e Martin McGuinness diventano i primi membri dello Sinn Féin ad essere eletti all'Assemblea dell'Ulster. 1997, Candle in the Wind, rielaborazione del singolo di Elton John per il funerale di Diana, viene dichiarato il singolo più venduto nella storia della musica. 2011, la cattedrale di St. Paul viene chiusa ai visitatori per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale a causa dei manifestanti anticapitalisti del movimento Occupy London Stock Exchange. 2012, muore all'età di 99 anni William Walker, il più anziano pilota sopravvissuto alla Battaglia d'Inghilterra, che fu abbattuto nel suo Spitfire e ferito nel 1940.